Grazie Irene Zebo. Adesso passo la parola a Giuseppe Raggi, Beppi, presidente del Comitato per i Territori delle Quattro Province, al quale è affidato il compito più gravoso, quello cioè di entrare proprio nel merito del progetto, dei dettagli tecnici, dei problemi procedurali, insomma tutte le cose che molti interrogativi che penso molti di voi si porranno troveranno una risposta o un tentativo di risposta in questa sua relazione. Grazie. Grazie Paolo, allora buon pomeriggio a tutti. In effetti è un compito complicato perché gli elaborati di progetto che sono stati messi a disposizione del pubblico sono a un livello di definizione eccessivamente generico, per cui molti dati li abbiamo dovuti derivare da collegamenti vari. Comunque di fatto stiamo parlando di un impianto industriale appunto per produrre energia dal vento, trasformare l'energia cinetica in energia elettrica, che dovrebbe essere composto da 20 macchine di questo appunto aerogeneratori definiti così, ciascuno è in grado di sviluppare una potenza massima di 6,2 MW, quelle del primo più avanti sarebbero le macchine più potenti mai installate in Italia, e da collocarsi, come leggiamo nella sintesi non tecnica predisposta dai progettisti, al di sotto dei crinali montani, quei due crinali montani che la dottoressa Zebo vi ha mostrato. In particolare vediamo il versante ovest, i segnaposto gialli sono quelli dove sono collocate le torri, i segnaposto rossi indicano dei toponimi, il Redentore lo vedete in alto, e la prima e la seconda torre sarebbero collocate nella sella che si trova tra il Redentore e l'arrivo della seggiovia di Caltirola, a sud del rifugio incompleto dell'arrivo della seggiovia un'altra torre, la quarta torre sarebbe collocata nel cosiddetto passo di Brusa Monica, in una zona parzialmente boscata. Ci sono dei salti nella numerazione perché il progetto è stato originariamente costruito su 23 torri, poi gli stessi progettisti hanno deciso in itinere di abbandonare la progettazione di 3 di queste torri, quindi alcuni numeri non coincidono. Comunque, dicevamo, la quarta torre è al passo di Brusa Monica, ho messo un segnaposto rosso per indicare il Monte Panache, affrontato dal versante provenendo dal Giarolo, è estremamente ripido, per cui anche vedremo più avanti la viabilità, dovrà tenerne conto aggirando il monte con le pendenze, con le criticità che la dottoressa Fembo vi ha illustrato. Quindi l'ulteriore torre si troverebbe a sud del Monte Panà, poi l'impianto e la viabilità proseguirebbe fino al Monte Costrone sulla linea di crinale, poi si parte un crinale laterale che va verso il paese di Cabella Ligure, cioè il comune di Cabella Ligure, che culmina con il Monte Roncasso. Ci sarebbero 3 altri aerogeneratori collocati in questa direttiva, quindi 8 aerogeneratori sul crinale ovest, mentre il crinale est, quello sul discrimine tra la Val Curone e la Valle Staffara, dovrebbe ospitare 12 macchine, a partire dalla prima, che sarebbe collocata sopra l'abitato di Pian della Ma, per capirci, sotto il Monte Chiappo, poi altre 2 torri per raggiungere il Monte Rotondo, altre 3 torri verso il Monte Garave, qua vedete in rosso a sinistra l'abitato di Bruggi, poi proseguendo ancora una ad occidente rispetto al Monte Bagnolo, e le altre in sequenza verso il Pian della Mora, tutto sul crinale. Qui vedete in alto Forotondo per dare un'idea di dove ci troviamo. Questo per quanto riguarda il cosiddetto layout, quindi le macchine, abbiamo detto, perché appunto si tratta di un specifico modello che viene indicato come quello che verrebbe adottato dai progettisti, che ha incluso nella documentazione di progetto una rappresentazione grafica in cui ci forniscono le dimensioni, quindi l'altezza al mozzo, che è
il punto in cui viene poi collocato il macchinario che sfrutta il movimento delle palle per generare elettricità è 128 metri. Le palle sono tre e ciascuna è lunga 81 metri, quindi l'altezza complessiva che si ottiene 209 metri. Per consentire, come dire, un paragone, ho messo anche l'illustrazione di una palla che chi pratica le autostrade avrà visto, l'uscita di Voltri in comune di Mene Ligure, all'imbocco della galleria Gorsecchio c'è una palla da diversi anni, è una palla di potenza massima 3 MW, è alta 150 metri complessivi, di cui 100 al mozzo e 50 metri di lunghezza delle palle. Come salta all'occhio, si tratta di una installazione che è stata agevole perché la palla è collocata in una area di risulta, dove hanno collocato i materiali di risulta di scavo della galleria. È vicino al porto di Voltri, c'era l'autostrada che consentiva di portare gli elementi che compongono i macchinari in modo agevole. Questa è un'installazione semplice, tutto l'opposto di quello che si preconizza per l'impianto di cui stiamo discutendo oggi. Dicevo che sarebbero i più grandi in Italia questi macchinari, ce ne sono solo 5 finora installate nel nostro territorio, in Sardegna, ma di nuovo in una situazione logistica completamente diversa. Siamo a Porto Torres, vicino alla centrale carbone di Porto Torres, e sono appunto quindi collocati in pianura, a ridosso di nuovo di un porto, e qui ho reperito in rete una foto delle fondamenta di cui parlavano prima. Vedete le dimensioni, il diametro sono oltre 20 metri, e l'allestimento, come dire, del manufatto in cemento è, lo vedete, si vedono gli omini, e questa era, come dire, la costruzione di cemento armato, ecco. Elegantemente, diciamo, nel progetto non si danno immagini precise di questi elementi, ma per illustrare sia la collocazione in sito, sia la viabilità, su cui penso molti sappiano già parecchio, anche perché un giornale locale correttamente ha pubblicato per esteso la descrizione di questa parte del progetto. Ecco, non ci sono che immagini di repertorio, se noi consultiamo la documentazione di progetto non troviamo immagini calate sulle reali dimensioni di queste macchine. Io però ho reperito in rete un materiale pubblicitario realizzato proprio dalla Vestas, quindi dal costruttore di queste macchine, che descrivendolo come i più grandi macchinari mai installati nella penisola iberica, ha documentato le fasi dell'installazione di queste macchine in una zona boscosa a ridosso nell'Algarve, che è la parte estremo sud del Portogallo, in vista dell'oceano, molto ventoso evidentemente, su colline che comunque sono una quota di 160-170 metri, quindi uno sbalzo altimetrico del tutto differente, un quinto rispetto a quello che si dovrebbe affrontare qua, se consideriamo che qui siamo a 350 metri e dovremmo andare a intercettare il Monte Cerrolo, che è 1480 se non sbaglio, giusto? Ecco, comunque, è per darvi un'idea in concreto di come si lavora su queste scale di macchinari. Ecco, vedete, questa è la prima slide, come si dice, si vede la piazzola in cui verrebbe collocato l'aerogeneratore e si vedono alcune componenti, due pali in particolare e una gru all'opera. Vedete, se vedete i furgoni che sono lì in fondo, vi rendete conto della scala, come dire, in cui si opera. Vedete anche le dimensioni della strada di accesso. Sempre questo documentario, blade vuol dire lama, quindi pala, 80 metri di lunghezza della pala. Vedete in basso a sinistra un trattore stradale e vedete anche come verrebbe trasportata una pala di queste dimensioni con un semirimorchio dotato di un'apparecchiatura che viene infulcrata la pala, che consente di elevarla in altezza e anche lateralmente. Ma ecco, comunque vedete di nuovo le proporzioni, adesso sono tornato indietro, eccoci qua. Questa è l'inquadratura dello stesso sito vista in un'altra prospettiva. Di nuovo e qui si vede anche la navicella, cioè la cellula in cui è ospitato il generatore vero e proprio, questo apparato rettangolare che si vede dietro la gru. Si vedono i conci, cioè i componenti che vanno a costruire la torre su cui viene collocata appunto la navicella e poi infulcrati le pale. Ecco, questa, dicevo, è la navicella, l'altezza 119 metri in questo caso, e prego di verificare la viabilità, come verrebbe realizzata in una zona che credo sia di Querceti, se non ricordo, Querceti da sur, nei tempi della scuola in Portogallo, definiamo che sia questa. Ecco. Dopodiché, ancora, ecco,
qui la collocazione del montaggio di una delle pale, una volta installato il generatore vero e proprio con una gru, l'addizione a lato è importante. L'aria spazzata è importante perché per generare, cioè in funzione della superficie colpita dal vento aumenta la potenza generata, è intuitivo come per le vele, come per qualunque. Ecco, questa, l'aria spazzata di una macchina di questo tipo è equivale a 3 campi da calcio, cioè 20.000 metri quadri. Allora, in progetto si trova comunque la descrizione della dimensione di ciascuno di questi componenti che vi ho fatto vedere. Quindi ci sono 5 segmenti cosiddetti conci, quindi cilindrici, di dimensioni variabili e anche di diametro variabile, però vedete che vanno da 14 a 33 metri. Il peso è ingente, il più leggero, il più sottile 36 tonnellate, il più pesante 86. Poi il generatore vero e proprio, la macchina che produce l'elettricità, pesa 94 tonnellate e non c'è la lunghezza, ma a occhio mi sembra un 15 di metri. E ciascuna delle pale, come abbiamo detto prima, è 81 metri nel progetto, la dicevo 80, insomma siamo lì. Ecco, ho trovato anche, sempre riferito a quel progetto, le soluzioni trasportistiche in concreto attuate per realizzare quel trasporto, che nel nostro caso sarebbe del fantomatico. Comunque, vediamo, allora, questo è il transito di una pala, quindi della componente pesa 21 abbiamo detto tonnellate, di lungo 80 metri in una rotonda stradale. Vedete che in questo caso è stato necessario eliminare tutti gli apparati laterali alla strada, quali lampioni e quant'altro. Questo è il transito sempre della pala su quel semirimorchio di cui vi dicevo, durante un tratto rettilineo in un paese, quindi a passata, ma impegna direi 100 metri mal contati, se non di più. Ecco, questa invece si vede come verrebbe trasportata la pala, sollevandola in verticale, di nuovo tenendo conto del fatto che in un paese ci sono anche dei cavi, ci sono tutta una serie di attrezzature che non rendono semplice questa manovra. Andiamo avanti, di nuovo qui la vediamo spostata in laterale anche, quindi vedete il rimorchio va in una direzione, la pala è in alto e a lato. Qui ancora, accidenti, qui è impazzito l'attore della relazione, e aspettate che adesso ritorno indietro. Eccoci qua, questo ve lo farò vedere, due pale che transitano in un centro abitato, di nuovo si vede molto bene la verticalizzazione realizzata, l'omino sotto è quello che manovra, spero che in sicurezza, ecco, e più avanti se ne vede un'altra sempre verticalizzata, però appunto attenzione ai tetti e quant'altro, insomma è un... Non è semplice, infatti questa società multinazionale, la DASO, che ha anche delle filiali in Italia, l'ha postata come esempio delle loro brillanti capacità, che effettivamente sono tali. Ecco. Questo è il transito sempre di una pala in un tratto rettilineo di una strada più stretta secondaria. Qui la vediamo mentre si arrampica su queste colline e vedete che è rissata perché va a intercettare questo pilone o le sponde, diciamo, laterali della collina. Qui volevo far vedere il camion, giusto per gli appassionati della materia, e quattro assi con quattro ruote motrici, quindi tutte motrici, e rimorchi, semirimorchio con tutta una serie di assi, e poi l'apparato che consente di sollevarla. Allora, anche questo peraltro il camion, la Mercedes, che è un camion Mercedes, ci fa propaganda per dire che è stata un'impresa eccezionale. Poi andiamo avanti, questo è il trasporto invece del generatore vero e proprio della navicella che viene collocata in cima al palo. Vedete che sono corsi su una pendenza che non credo sia elevatissima, due trattori congiuntamente per tirarlo su, perché abbiamo detto che il peso è 90 tonnellate e sia pure un trattore stradale potentissimo non ce la fa. Questi conci abbiamo detto che non si possono sollevare, e quindi vediamo la lunghezza del concio trainato dal solito trattore stradale, e vediamo che soprattutto nelle curve, quando si tratta di far girare un concio, non c'è la possibilità di elevarlo, quindi gli sbancamenti necessari per poter curvare. Andiamo avanti ancora, sempre in salita il concio, i due traini assieme per portarlo su, ed arrivo finalmente in zona. Allora, veniamo a noi e veniamo come invece nel progetto di cui stiamo parlando è stata congegnata questo trasporto. Nei dettagli l'avete già letto,
Comunque di fatto si tratta di far pervenire fino al porto di Chioggia via nave queste macchine che sono fabbricate in Danimarca, poi proseguire su una ghiata in navigazione fluviale fino al porto fluviale di Mantova lungo il Po, poi utilizzare la viabilità non autostradale, ma quindi statali e strade regionali o tangenziali per passare la Bassa Padana fino a Cremona, passare il Po a Spessa e poi percorrere tutto l'Oltre Po, entrare in provincia di Alessandria e arrivare a Tortona dove si ottiene la benedizione di Don Orione e si gira per salire verso Vicuzzolo e Castellano di Dobona e poi si prende la provinciale 100 che è quella della Valcurone vera e propria, arrivando a una zona dove è previsto un deposito temporaneo di stoccaggio di questi elementi che è a ridosso della frazione San Giorgio di Brignano Frascata, che insomma qui si vede nella slide alla destra. In sostanza c'è un'indicata strada comunale l'abitato. Allora, allora le due zone, quella in marrone sarebbe destinata da quello che leggo nel progetto, ma sempre sono a varie informazioni dettagliate, sarebbe destinata allo stoccaggio dei materiali, quelli che abbiamo, dei materiali meccanici, dei componenti delle macchine. La zona blu sarebbe destinata a lavori di betonaggio, che però appunto, come mi spiegava la dottoressa Zembo, è difficile che siano come dire, sia utilizzabili a pieno, perché come si fa a portare c'è una bella distanza da San Giorgio alla cima del Monte Boglerio, per cui sarà probabilmente integrata saranno di tanti aspetti da chiarire di questo progetto. Da San Giorgio si arriva percorrendo la Valcurone al paese che ci sta ospitando e si trova il ponte sul torrente Museglia realizzato nel 75-76, che ha una dimensione, una configurazione tale per cui non consente il passaggio di questi trasporti eccezionali neppure con gli accorgimenti che abbiamo visto prima. Allora la soluzione proposta dai proponenti appunto del progetto è quella di far proseguire i transiti eccezionali fino sempre in sponda sinistra orografica del torrente Museglia, fino che loro chiamano Arzuola, peraltro, che questo denota anche l'accuratezza con cui viene è stato realizzato il progetto, ecco, porterebbero questi convogli fino alla piazza del mercato, che è dall'altra parte rispetto a dove ci troviamo noi, e poi verrebbero trasbordati, bypassando quindi questa strettoia, utilizzando una gru per ricaricarli sul tratto di strada che è quello su cui affaccia questo edificio. È una ipotesi che ha del surreale, ma è anche preoccupante. Questa slide successiva l'ho presa dall'elaborato che il comune di San Sebastiano Curone ha fatto pervenire per richiedere integrazione al progetto. Si vede che la collocazione ad esempio dell'edificio che ospita la guardia medica e la casa di riposo, che sono proprio qui davanti, con le criticità evidenti, perché l'impegnare per un numero di trasporti che ho dimenticato di dire, ma sarebbe abbiamo visto quante sono le componenti dell'aerogeneratore, sono 11 componenti, moltiplicate per 20 sarebbero 220 trasporti eccezionali, di cui quelli riferiti alle pale, che sono quelli più ingombranti, quelli più problematici, sarebbero 60, perché 20 per 3 credo almeno ancora 60. Ecco, allora impegnare questa zona in cui c'è una struttura diciamo di interesse sanitario, c'è la guardia medica, c'è il distretto sanitario, c'è a monte qua nel campo sportivo c'è la biosuperficie per il soccorso, e se si verifica un'emergenza io mi trovo costruita un allestimento di cantiere di questo tipo, anche se loro parlano di strutturare un senso unico alternato, ma mi sembra come dire difficile da credere che si possa gestire un senso unico alternato con dei macchinari di questi ingombri. Ecco, quindi ci si rende conto di come questa soluzione sia decisamente avventurosa. Vado avanti velocemente a illustrare come proseguirebbe il trasporto. Comunque la Val Museglia, che nel primo tratto la provinciale 114 è stata ampliata negli anni 80 quindi, e non ha particolari cure, ma poi a un certo punto, credo perché sono finiti i fondi, insomma, non è più stata, c'è un restringimento. Prima della frazione Giara ci sono due punti in cui occorrerà, secondo l'ipotesi di progetto, intervenire drasticamente con delle modifiche
modificando la viabilità, raddrizzando diciamo delle curve. Poi la strada della Valmuseglia prosegue, arriva al Pivio, in cui da una parte si percorre la provinciale per Montacuto e Giarole, per l'altra si sta sulla destra orografica del Museglia di Magroforte e si sale appunto al paese di Magroforte, che è accessibile con una strada che storicamente sappiamo è franosa nel tratto appunto dal Pivio dell'Albergo del Nido fino a Magroforte Paese, che quindi andrà sistemata perché non è assolutamente percorribile nelle condizioni in cui si trova attualmente. Poi a Magroforte Paese c'è un problema, c'è una curva a sinistra che risulterebbe inagibile, per cui la previsione del progetto è di tagliare, quindi realizzare nuova viabilità dal bivio che porta, in cui si riparte la strada sterrata che porta all'edicola votiva della Madonna, al Bosco Benedetto. Ecco, da questa strada sterrata che vedete qua si taglierebbe in un campo e si oltrepasserebbe questa curva. Magroforte Superiore, che è un paese successivo, è caratterizzato da una S diciamo stradale, e bisognerebbe sbancare lì, come abbiamo visto nell'esempio portoghese, i versanti, come dire, le scarpate diciamo, ma molto pesantemente. Poi si arriva a Costa dei Ferrai o Costa Serra, perché dir si voglia, che ha una, come dire, una viabilità percorsa dalla provinciale che è stretta e ineludibile di nuovo questo vincolo. Allora si è pensato di fare una circonvallazione, quindi realizzare, si vede forse male, però allora, allo stato attuale la strada è quella, e quella riga nera sotto partirebbe come strada nuova dalla prima casa prima del paese e andrebbe a sfociare sul piazzale della chiesa parrocchiale. Ancora 300 metri per oltrepassare il cimitero di Costa dei Ferrai, e poi c'è un bivio dove si dividono le due provinciali, una che reca a Gregassi, Selvano e Giarole, l'altra a Morigliassi, e lì invece sul crinale che appunto sta tra Morigliassi e Gregassi verrebbe impegnata quella che loro chiamano una strada interpoderale e forestale esistente, no? Di fatto ho cercato di raffigurare quella che è una delle strade di accesso al Giarolo e quella che invece sarebbe la dimensione di una strada standard, ok? Sto dilungandomi troppo. Quindi una cosa pazzesca per 23 km o 6-7 metri, vi ho messo la sagoma di un veicolo, un trattore stradale, i veicoli sono 250 metri, vuol dire che ci dovrebbero stare quasi tre camion affiancati. La viabilità interna, allora, l'abbiamo detto, è tutta praticamente sulla strada che unisce i vari crinali. Una cosa da dire è quella riferita al passaggio di cui diceva il dottoressa Zembo, dall'ala ovest all'ala est, quindi l'accesso al crinale tra Curone e Stafora partendo dal Costrone. Vedete che fa una strana gobba questo tracciato rosso, e coincide col tracciato della ZPS. Quindi l'idea sarebbe di realizzare una strada nuova per aggirare i vincoli collegati al fatto che esiste una zona di protezione speciale in quel tratto. Vediamo un po', questo sul crinale Curone Stafara, come vi ho già detto, è la via del sale. Un'altra cosa che per finire è la parte noiosa, scusate, della esposizione, è due aree a ridosso del Redentore, che figura in basso a destra, a ridosso delle tre antenne che vedete, sarebbero realizzate due aree di stoccaggio temporaneo, materiale di scavo per piccoli volumi, materiale da costruzione. Quindi a sotto della statua del Redentore ci sarebbe questa operazione di cantiere, ecco. Poi vabbè, c'è l'elettrodotto, che non è da poco, abbiamo detto prima, l'elettrodotto viene realizzato utilizzando da ciascuna macchina la viabilità di cantiere fino alla prima pala, si sale sul Monte Giarolo, si realizza un cavidotto interrato fino a Vendersi, seguendo la linea di crinale, poi su strade asfaltate, diciamo, si scende da Vendersi a Cantalupo, poi si segue la provinciale 140 fino a Vignole Borbera, con le criticità che note a tutti di intervenire su un contesto del genere, e anche tralasciando a pie pari il fatto che le strette del Borbera sono un sito di importanza comunitaria e
se ne fa appena un cenno, mi sembra veramente poco. Velocemente, scusatemi ancora, ma due cose devo dire ancora. Allora, oltre a descrivere come dire come è stato costruito il progetto, dovevo tener conto di vincoli che erano noti già in passato e che sono tuttora operanti, il principale dei quali è che il piano paesaggistico regionale dal lontano 2009, quando sono state adottate le misure di salvaguardia, ad oggi prevede l'inedificabilità per un intorno di 50 metri della linea di crinale. Era un'inedificabilità assoluta, nel 2015 è stata temperata e si è deciso che, abbiate pazienza, qui mi è partito tutto, si è deciso che questo vincolo fosse eliminato, ma che restasse qualora le aree interessate da interventi di questo tipo fossero tutelate ai sensi del cosiddetto decreto Galasso, mettiamola così, e dal 1986 con anche qualche mal di pancia da parte degli amministratori, queste sono l'Alta Valpolvere e l'Alta Valcorone, sono aree tutelate Galasso, quindi non si può operare se non rispettando questa distanza di 50 metri. Allora, elegantemente, di nuovo, nessun elaborato progettuale riporta, graficamente il modo in cui è stato rispettato questo vincolo, per cui ci siamo dovuti mettere lì con Google Earth e le coordinate di ciascun aerogeneratore e incrociarli con l'area, il perimetro, per meglio dire, l'area anche di 50 metri in cui non si può edificare, vedete che tutte le torri sono un pochettino al di sotto di ciascuna linea rosa, che è quella del vincolo. Ho fatto qualche dettaglio ancora, questo è l'arrivo della seggiovia a Caldirola, quindi il terzo aerogeneratore, vedete quel pallino giallo è l'aerogeneratore e la linea rosa è quella in cui non si potrebbe andare oltre. Correttamente ho visto che il Comune di Fabbrica Corone ha chiesto che venga dimostrata graficamente questo impatto, anche perché questo è un puntino, ma la proiezione a terra del macchinario è ben più ampia, come abbiamo visto, ha una ala di 80 metri, per cui è una questione di intendersi lessicalmente su che cos'è, cioè se l'impatto è un piano paesaggistico, è il vincolo del piano paesaggistico, sul paesaggio impatta la macchina compresa la pala, e quindi se tu mi rispetti nelle fondamenta il limite di 50 metri, però me lo stai infrangendo quando vai a realizzare un manufatto che va oltre in altezza, no? Ecco, ho messo ancora alcune foto, scusate, vabbè, questo l'avevo già dimostrato meglio la dottoressa Zembo, le dipendenze che sono associate, questa è la Brusa Monica, vedete che nessuno di questi siti, questa è Pian dell'Armada, anche qui tutti i fori, i puntini in cui dalla direzione geologica si capisce che vorrebbero realizzare, questa ancora più grossa vicino a Monte Rotondo, vedete che è proprio un arrivo, accidenti, vabbè. Ecco, poi ancora un vincolo su cui non si è detto abbastanza, e soprattutto la relazione prodotta dalla società proponente è glissa, dicendo che c'è una fascia di rispetto di 3 km dagli immobili che sono sottoposti a vincolo culturale, no? Questa è una norma recente, ma c'è. Nella loro relazione si legge che mediamente la distanza è di 4 km, mediamente è una presa in giro, perché è la media del polo di Trilussa, no? Ecco, io mi sono premurato di vedere, ad esempio, rispetto alla chiesa di Santa Maria Assunta a Ceni, quale fosse la distanza dagli ultimi 3 aerogeneratori è inferiore, e quindi non rispetta questo vincolo, un quarto probabilmente pure, quindi anche questo sarà, spero, oggetto di richieste di chiarimenti. C'era ancora una cosa che volevo dire, so che dilungandomi troppo, ma la dico ancora, mi arrogo questo diritto, Paolo. Ecco, allora, la produzione attesa, perché allora stiamo parlando di tutta una serie di lamentele, però ci diranno, vabbè, però in contropartita c'è una produzione di elettricità pulita in questo momento di crisi ambientale, o come ha detto la dottoressa Vuola, ecco, cosa volete, no? Dovete sacrificarvi. Allora, andiamo a vedere la potenza installata fino adesso in Italia al 96% nel sud Italia, la maggior potenza installata in Puglia con 2759 megawatt, in Piemonte ci sono 18 megawatt, quindi l'apporto di potenza attuale dell'energia eolica in Piemonte rispetto ad altre regioni è
Nullo direi, praticamente tutti impianti realizzati in Valtanaro, ad Aresio, vicino al Colle di San Bernardo, peraltro esatto, quindi sappiamo anche dove sono. Ecco, qualche dato ancora, 28.000 gigawattora di produzione di energia elettrica in tutta la regione, di cui rinnovabili 9.700, ma l'energia eolica su questo quanto ha prodotto? 28 gigawattora, quindi di nuovo una cifra insignificante. I consumi in Piemonte, consumiamo meno energia di quanto ne produciamo, perché abbiamo visto che era 29.000 gigawattora e 22.000 il consumo. Ecco, però ecco, la produzione che ci attendiamo da questo parco è 297 gigawattora, quindi moltiplicherebbe per 20 una cifra ridotta, ma comunque sempre trascurabile, della produzione eolica. Questo, qui mi sono dilungato su una serie di considerazioni che vi risparmio per vedere come si calcola, con che criteri si deve calcolare questa stima che loro hanno esibito in circa, l'ho visto prima, 297 gigawattora e 300 gigawattora. Cioè bisogna considerare sia, come vi dicevo prima, la superficie impattata dal vento, sia la forza del vento, quindi la velocità del vento, sia la densità da un lato, e dall'altro bisogna considerare la macchina. La macchina, come tutte le macchine di qualunque tipo, ha una fase in cui non funziona, una fase in cui se va troppo veloce si rompe. Quindi bisogna tenere presenti, incrociare i dati della curva di potenza dell'aerogeneratore con tempo per tempo la velocità del vento. Perché se io faccio la media appunto annuale, come spesso si fa e come è fatto anche i cosiddetti attanti eolici, rischio di prendere dentro dei dati che sono inservibili, perché se metto dentro anche i dati in cui c'è un vento eccessivo rispetto a quello in cui la macchina può funzionare, vado a falsare questi dati. Quindi occorrono delle serie annuali di dati, no? Ecco, infatti qui avevo fatto una tabella che si vedeva. Allora, devono essere dati affidabili. Allora, nello studio anemologico che hanno prodotto questi signori, ti danno una probabilità del 50%, cioè dicono questi dati sono buoni al 50%, ma aggiungono che se andate a chiedere dei soldi in banca, detto così, dice, nell'ottica di finanziazione del progetto, delle richieste di un finanziamento, si richiede un approfondimento, cioè almeno con una probabilità del 75-90%, cioè che significa che finché si tratta di valutare come dire, l'impatto ambientale, ci si consentono un margine di errore ampio. Quando si tratta di mettere in campo dei soldi veri, il discorso cambia e mi sembra inaccettabile sotto tanti punti di vista, voglio dire. Vuol dire dare minor peso a un fattore che è quello determinante, perché ce ne stiamo raccontando da 20 anni che sarebbe una ricchezza il vento su da noi, ma una misurazione effettiva e fatta con dei dati concreti non ce l'abbiamo ancora. Perché adesso questo ve lo risparmio, ma e se andate a vedere come li hanno costruiti con le equazioni matematiche queste simulazioni, hanno utilizzato i dati di un solo aerogeneratore, di un solo anemometro che ha misurato la potenza del vento, la velocità del vento, alto 20 metri, e ci sono verbali dell'ARPA Piemonte, quando sono stati esaminati quei tre progetti di cui vi dicevo nel 2011, che già contestavano questo metodo che era stato seguito anche allora. Perché va fatta una misurazione con anemometri alti almeno i 2/3 della macchina che si deve installare. Infatti quello che sconcerta in tutto questo discorso, adesso concludo, è che appunto tutte queste censure, molte di queste censure, a parte l'ipotesi surreale del modello del trasporto in quota delle macchine, ma erano già state proposte non da noi, ma dall'APA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che è un organo terzo, vuol dire che non ha alcun interesse, per progetti di 13 anni fa. Allora, che questi signori saltino fuori a riproporli con la stessa metodologia dopo 13 anni mi sconcerta, dopodiché non ho parole. Ecco. Ancora una cosa, perché continuano a proporre qua? Perché il piano energetico ambientale regionale dice che le nostre delle zone evocate per il vento, ci sono 5 zone evocate per il vento individuate. Vi risparmio come dire come si è arrivati a questa metodologia, perché ero stato anche autore di diverse osservazioni in sede di elaborazione. Il piano energetico è stato approvato l'anno scorso, dalla revisione del piano energetico, due anni fa, adesso sono ancora due anni fa, giusto? Ecco. Però è stato realizzato sulla base dell'attanto eolico che come dicevo prima, opera su medie annue, e poi quello italiano, io però anche premurato di verificare questo, opera su dei quadrati di un chilometro, un'approssimazione, quindi
esagerata, perché ho visto quello di San Sebastiano, ho voluto provare, cioè se io provo a vedere quanto vento posso ottenere qua, che siamo vicino al torrente, si può produrre sulla bandiera dove fanno il vino, ecco qua sopra, ecco, ottengo lo stesso valore e palesemente il vento è più forte in alto che non qua, no? Quindi è un'approssimazione eccessiva. Però allora c'è una bozza di decreto ministeriale che dovrà fornire linee guida nazionali per le aree idonee, quindi dare dei criteri uniformi per tutta Italia, a tutte le regioni, che è all'esame della conferenza Stato-Regioni. Qui il fatto che siano presenti degli amministratori regionali mi interessa, perché allora ha suscitato le alte lamentele dei fautori, come dire, di un'applicazione determinata dell'energia eolica. Ma questo bozza prevede che venga revisionati i criteri dell'Atlante, perché come vi dicevo attualmente non sono tali da consentire una valutazione seria, mettiamola così, ecco, e che venga stabilito un limite di producibilità. In un anno ci sono 8.760 ore, la produzione deve essere pari ad almeno, come se la macchina funzionasse, a 2.150 ore. Allora questi signori qua hanno detto che produrrebbe 2.300 ore equivalenti, però e soprattutto prevede che siano escluse le aree ricomprese nei beni sottoposti a tutela. Quindi quel vincolo per il quale adesso c'è una, come dire, una soglia di 50 metri al di sotto della quale si possono realizzare impianti eolici diventerebbe assoluto nuovamente, ci siamo capiti, non so, cioè le aree galasso diventerebbero aree da escludere dalla come aree idonee alla realizzazione di impianti eolici industriali. Quindi si tratterebbe, a mio avviso, di una posizione accettabile, quella proposta dal ministro Gilberto, Pichetto, Fratine e basta, ecco, no? E che ha sulla sottoposta alla conferenza delle regioni. Per cui se il Piemonte, anche la Lombardia, che c'entra, hanno voce in questa conferenza, per quanto riguarda questo aspetto, che riguarda, ripeto, un contributo marginale, assolutamente marginale alla produzione di energia, quindi non va a vanificare alcunché nella pianificazione, nel burden sharing, come si dice, della suddivisione del carico tra le varie regioni per evitare egoismi nel realizzare la transizione energetica. Questo è un punto su cui bisognerebbe tenere duro, comunque, visto le posizioni politiche espresse rispetto a questo progetto, essere coerenti anche in sede di conferenza Stato-Regioni, difendere questo approccio. Poi volevo dire che ci sono delle alternative, volevo parlare delle comunità energetiche rinnovabili, volevo dire anche che non siamo egoisti, che noi ad esempio il fotovoltaico elettrico lo abbiamo già installato, ci sono i dati del GSE prima del Superbonus di alcuni comuni e vedete che ci sono una potenza significativa installata nei nostri comuni. E quindi non è un discorso campato in aria quello di lavorare sulle comunità energetiche, purché di nuovo con partecipazione, con trasparenza e con passione, quello che ci mettiamo sempre.